Vi faccio vedere la rilegatura. Allora, io per la rilegatura ho preso un cartoncino largo 42 e alto 32. Alto 32 e largo 42. Ora lo vedete tutto così scocciato, perché io ho già fatto, per accelerare i tempi, ho già fatto la struttura, però vi spiego, poi se lo volete passo per passo ditemelo e vi farò un video. In pratica io ho fatto dal cartoncino con un bulino e la riga, ho lasciato 9 centimetri, mezzo centimetro all'inizio, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, poi andiamo a un centimetro, poi un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, mezzo centimetro. 12 spazi da un centimetro e mezzo e 5 da 1 e 2 da mezzo. Perché mezzo? Perché questo è comunque la dove verrà chiuso. Questo cartone dovrà essere messo così e queste saranno dove verranno inserite le pagine. Voltiamo dietro. Io dietro ho messo lo scotch qua dappertutto perché andrà attaccato, e qui ho fatto nel centimetro e mezzo, vedete, ne ho messe, ho messo una striscia perché questo servirà per attaccare dal dove c'è il centimetro, mi raccomando, niente. Io spero che avete capito, perché è più facile vedere e farlo che dirlo. Una volta che comunque avete tirato tutte le righe, dovete piegare, diciamo, i 2 centimetri e mezzo, un centimetro e mezzo, un centimetro e mezzo, devono combaciare così qui dappertutto, in questo modo qua, vedete. Perché adesso poi vi faccio vedere quando verrà, vedete, cucito, deve venire così, quando verrà incollato. Ora guardo, facciamo subito. Allora, prima di tutto io tolgo queste, non queste, questi qui le lasciamo. Questa sarà la nostra rilegatura. Queste saranno dove verranno infilate le pagine, ho detto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Bene. Ora, questo mi raccomando, lo lasciate così. Qui andremo a mettere altro scotch, perché altro biadesivo. E questa sarà poi dove andrà la nostra copertina, poi vi dico anche le misure. Bene, ora come abbiamo detto dobbiamo mettere qua anche il biadesivo, e io uso questo largo qua perché comunque non coprirà tutto, dovrò fare delle aggiunte, quindi vediamo. Dopo, quando distacco questo, ne aggiungerò un altro pezzo perché devo coprire anche questo qua, vedete, questo. Ora a questo punto iniziamo a attaccarci le pagine, quelle che abbiamo fatto, e vi faccio vedere come. Allora, visto che abbiamo messo i numeri, dobbiamo ricordarci, allora, prima l'1, questo è, vedete, l'1 e il 2, quindi questo andrà da questa parte, così, e dobbiamo aprire il pezzo sotto, questo, vedete, questo, e dovremo inserirlo qui dentro. Mi raccomando, dovete stare ben attenti
perché una volta attaccato, se si stacca, viene male. Mi spunto un attimino per inserirlo meglio. Mi taglio un po', vedete, faccio un po' questo motivo così, in modo da inserirlo bene, e faccio così in tutte le parti. Ok, ora mi prendo attaccarlo prima da una parte, poi dall'altra, togliete il biadesivo. E incollate anche questa parte. Vedete, una pagina è già inserita. Vedete, una. Ora facciamo l'altra, quindi dovrà andare il 5-6, quindi 5-6, ecco qua, vedete, 5 e 6, 7-8, e quindi andrà messo da questa parte così. Quindi cerchiamo di allargarci un po', in modo da inserire bene. Se è tagliato poco, fate un altro taglietto così. Andiamo a inserire. Mi raccomando, teneteli tutti dallo stesso verso, altrimenti qua un'altra pagina inserita, questa da una parte, e adesso togliamo questo. Ed ecco qua un'altra pagina, vedete? E facciamo così con tutte le pagine. E ci vediamo quando le ho inserite tutte, meno che l'ultima, quella che dovremmo cucire, che vi ho fatto vedere, che andremo a cucirla e inserirgli il numero. Ecco qua, ora vi faccio vedere come cucire questo pezzo qua. Come abbiamo detto, dobbiamo cucire soltanto il mezzo e non fino in fondo. Quindi prendiamo, io metto a metà, e faccio
faccio un po' indietro per fermare il filo e vado dritto alla linea che abbiamo fatto. Qui torno indietro ed ecco qua, e cancelliamo, abbiamo tagliato i fili vicino. Io metto i numeri termotrasferibili. Voi, se non avete questo materiale, potete mettere comunque qualsiasi numero facendolo voi glitterato. Bene, come vedete abbiamo messo anche nell'ultima pagina i numeri. Ora li inseriamo in questa linguetta e poi passeremo a realizzare la copertina. E poi a fissare il nostro libro alla copertina, logicamente. Quindi abbiamo detto 20, 21 e 22. Ed ecco fatto il nostro libro, vedete? Ora ci costruiamo la copertina e questo andremo a metterlo poi. Bene, ora prepariamoci la copertina. Allora, io faccio in questa maniera qui. Io ho dell'adesivo. Io faccio così perché ho l'adesivo, però potete attaccarlo direttamente nel cartone. Io cerco sempre di rinforzarlo. Allora, prendo la mia copertina. Allora, come ho detto, servono due pezzi di cartone riciclato 17x33 e io attacco la prima parte così. Poi prendo questo qui, che è il pezzo dove va attaccato poi questo, che è 6,7x33, e gli lascio lo spazio del cartone che abbiamo qui. Lo metto così, lo stesso spazio, metto pari fondo. E così, vedete, in modo che si chiuda, e l'altro pezzo lascio la stessa distanza su per giù di quello che abbiamo lasciato di là. Adesso non ho un altro cartone da provare, ma presso poco. E vediamo che si chiudono, vedete, tutte e due. E questo, diciamo, è il pezzo della copertina. Io, come ho detto, l'attacco così. Poi prendiamo il pezzo di carta grande, e questa è la lunghezza massima, quindi dobbiamo cercare di sfruttare tutto, vedete, piegando bene bene. Mi esce un po' di carta adesiva, lo rifilo e iniziamo dando la colla sul cartone. Io do un po' di colla di Inagil, questa.
in questo caso qui do questa colla qua per chiudere. Dopo verrà messo questo qui, così, e decidiamo se metterci anche questa, ma io penso che non gli metto niente, lo lascio così perché è bello pure, quindi questo qui e il vellutino lasciamolo da parte. Ora, ora con il pezzo che avevo rimasto di quello che avevo tagliato in più per il 25, io copro la parte bianca. Se voi l'avete anche più lungo va bene lo stesso, io uso questo perché mi è rimasto. Facciamo col biadesivo questo, via, non la colla ma metto il biadesivo. Due buchi perché voglio metterci un fiocco, quindi sono 7, quindi 3 e mezzo. Facciamo 6 e 6. Ok. Ora mi faccio il buco. Ora, per prima cosa, mettiamo le nostre carte. Questo è davanti, quindi fa così. Possiamo fare con un punch un bordo, vediamo. Io ho deciso per questo e proviamo. Ora pancio tutto, poi proviamo.
Bene, per adesso io ho messo tutte le tag, vedete, dentro, poi dopo ci mettiamo il fiocchettino e adesso attacchiamo la copertina. Io faccio in questo modo qua, stacco tutto il biadesivo da una parte, mi raccomando. E attacco, mi sono fatta un segnetto con la matita e attacco cercando di prendere il mezzo. E infine, ora proviamo, e infine attacchiamo questo. Ora voglio fare il buco per passare il filo, quindi metto il sempre nel solito, vediamo se bene e buchiamo e facciamo anche da questa parte qua. Ed ecco qua il buco. Ora mettiamo il nostro nastro. Io ho scelto questi due, questo con le cose natalizie e questo rosso. Lo facciamo passare dal buco. Ora, come ho detto, ho tagliato 10 centimetri di nastro di uno per 12 pezzetti. E ora andiamo a sfilare tutte le nostre tag. Pieghiamo a metà in questo modo. Cerchiamo la metà. Mettiamo la metà. Prendiamo una puntatrice e gli diamo un punto. In questo modo, così vedete, in modo che tutte siano puntate bene. Cercate la metà e puntate. Bene, ora vedete, le ho messe tutte. Andiamo a mettere l'ultima pagina, che è questa, vi ricordate? Questa è quella del 25 e andrà posizionata qua, nell'ultima. Quindi prendiamo la colla. Asciugato, se avete lasciato l'apertura, potete inserire i vostri biglietti. Ok, vedete, ecco qua, adesso si asciugherà. Questo per ora è finito.
metterò le decorazioni, poi vi faccio vedere, e qui metterò una taschina in questa parte di qua per coprire questo. Ecco qua il nostro album finito, diciamo quasi finito, perché io voglio fargli anche la scatola e vi farò un altro video. Questo è, come ho detto, l'album per il mese di dicembre, vedete? E ho messo qua anche due campanelline con un fiocco. Qui ho messo quel vellutino che vi avevo detto, due cornicette. Questi li ho fatti dai ritagli delle pagine. Ho tagliato perché era molto lungo, quindi ho tagliato un pezzettino e ho deciso di sfruttarlo in questo modo qui. Questo l'ho fatto con la fustella e apriamo. Vedete che ci sono i giorni 1, 2 e sono divisi da questa cucitura. Ogni posto ha la sua tag, in modo che voi qui mettete una foto, magari qua scrivete dove siete andati a comprare, magari quel determinato regalo per chi e così via. E le pagine sono tutte strutturate in questo modo, fino ad arrivare al 21, 22, 23, 24 e il 25, che questa è la pagina del giorno di Natale. Qui magari vi fate le foto sotto l'albero, che scartate i regali, potete metterla qui. E qui abbiamo lasciato aperto in modo da poter metterci qualche foglietto se vogliamo. E questo è l'album. Come vedete, non ho messo tante cose nelle pagine. Io di solito abbellisco di più, però questa volta ho voluto fare proprio semplice. Bene, io l'ho decorato così. Voi potete fare la grandezza che vi pare, non, cioè, non ha una regola, e potete abbellirle come più vi piace. Detto questo, io vi saluto, spero che questo video vi sia di aiuto e vi sia piaciuto. E se avete qualche info, scrivetemi nel box in fondo, mandatemi un'email. Per ora è tutto e ciao, alla prossima!